Non ci sto. Non ci sto a dover lasciare tutto il mio pubblico juventino stasera davanti a una gara che è più importante, sembra, per loro che per noi, con una particolare storia dove sono stato taggato e ho ricevuto questo messaggio qua. Per tutti gli juventini che andata ci ridevano dietro e ci danno per spacciati, l'Inter non è mai una squadra da prendere sotto gamba. Detto ciò, festeggiate che abbiamo perso una battaglia, ma non la guerra. Non importa il mittente della storia, importa semplicemente che non penso affatto questo. Sono consapevole, come lo ero già dopo il risultato dell'andata, che questa gara è molto, molto pericolosa. 7 punti ho individuato, 7 punti per il quale devo avvertire il mio pubblico, e sento che un interista può guardare questo video e dire: ah sì, ci temete. Sì, assolutamente che vi temo. L'Inter non ha niente da perdere. L'Inter va e deve andare. Deve attaccare, deve vincerla. E anche dopo aver visto l'intervista alla conferenza stampa di Pirlo, in conferenza stampa, c'è un altro punto che mi è emerso. E ne faccio in totale di 7. Basta con queste finali perse. 7 come Cristiano Ronaldo. One Football, ragazzi, primo link in descrizione, scaricate la migliore app per il calcio che è disponibile gratuitamente per iOS e Android, che vi tiene aggiornati a 360 gradi sul mondo del calcio per le vostre notizie, aggiornati in tempo reale sulla vostra squadra del cuore e tutti i risultati delle squadre e campionati esteri, di quelli che vi vogliono interessare di più. 7 punti ho individuato. Il primo, i numeri. I numeri sono sempre una cosa che tengo a cuore quando parlo di una gara, l'analisi, e mi servono per studiare tutto, fantacalcio, cazzi e mazzi. I numeri dicono che la Juventus ha vinto 10 gare su 11 del 2021. Ne volete un altro? La Juventus ha preso nelle ultime 6 partite solo un gol. Sapete che alla lunga, come quando un attaccante non segna mai, di inerzia il numero ti va a confermare che puntualmente la statistica si va a farsi fottere. Qua le statistiche sono tutte a nostro favore e possono solo che peggiorare. Troppo bello il 2021 della Juventus, troppo sereno. Sono 40 giorni di questo anno dove non abbiamo osato mai bestemmiare, solo nella gara, appunto, di campionato con l'Inter. La nostra unica sconfitta e il nostro unico gol subito contro la squadra candidata, per me, a vincere lo scudetto sulla carta. Secondo fattore che mi spaventa tantissimo: Lukaku e Hakimi. La loro partecipazione ai gol per l'Inter è praticamente, non dico del 100%, ma non c'è partita, o quasi, dove con in campo entrambi non porta il bottino pieno a fine gara l'Inter. Oltre le gare di Champions, forse quella con l'Udinese, forse anche Roma all'Olimpico, dove in realtà c'era Lukaku, c'era Hakimi, ma ogni partita, ragazzi, o uno va in gol o l'altro va in assi. Terzo punto, la conferenza stampa di Pirlo, quando mi parla, almeno sulla carta, da adottare un atteggiamento aggressivo. Si riparte dallo 0-0, sarà come una finale. Se c'è proprio una partita durante l'anno dove devi avere l'atteggiamento ancora che hai avuto alla Allegri, deve essere stasera. Tu stasera non puoi e non devi concedere profondità all'Inter. Azione costruita dal basso, spazio di campo percorribile nell'allungo proprio tra difesa e portiere. Se lo prende Hakimi quello spazio, guarda i gol che ha fatto con la Fiorentina. Il primo gol è anche una dimostrazione del fatto che l'Inter sta trovando anche delle soluzioni per sbloccare la gara sullo 0-0 contro una difesa chiusa, ma non puoi mai concedere a loro questo tipo di gol, perché ti fanno male. Sono i migliori in Italia, mi viene da dire anche una delle migliori in Europa, a farti male se gli concedi gioco. Tu hai un gol e mezzo di vantaggio, perché sai che con l'1-0 tu passi lo stesso il turno. Tu stasera, mi dispiace, al di là di chi c'è, chi non c'è, l'Inter gioca così. E noi non siamo una squadra che ha nel suo punto di forza quel tipo di giocata lì, quindi bloccare questa opzione. Punto numero 4. L'Inter, i trofei, parliamoci chiaro, a chi importa di più vincere la Coppa Italia? A loro. A noi no? Non è vero! Però noi abbiamo una cosa che loro non hanno: la Champions League o l'Europa League o una competizione europea. Per l'Inter non provare a vincere la Coppa Italia è un grave rischio di arrivare a fine stagione con 0 titoli. Quindi le motivazioni, se vai a ricercarli in un periodo in cui la Juventus sta recuperando, sta vincendo sempre, può solo che fare peggio, non può fare meglio di così. E hai l'Inter che deve portare a casa trofei. Se non portasse a casa il campionato perché per sbaglio il Milan le azzecca tutte, l'Inter fa 0 titoli quest'anno.
sarebbe troppo bello per raccontare, ma non credo a queste cose qua. Sicuramente questo è un problema. A quale ci vado ad aggiungere la stanchezza? Perché la Juventus non ha la stanchezza della Champions League nelle gambe, ma ce l'ha nella mente e presto arriverà. Che adesso non è un problema per quando disputi la Champions League, ma la stanchezza si chiama anche una gara in più da affrontare, che è la Supercoppa. Visto che ho avuto come allenatore Sarri il fatto inspiegabilmente di aver giocato 24 ore dopo l'Inter. Che non ha senso, scusate, ma è partito il Sarri. Sono quei minuti in più che non ti hanno permesso di poter far rifiatare qualche energia, che comunque tu ti accumuli. E sappiamo benissimo cosa voglia dire accumulare minuti sulle gambe per giocatori come possono essere Chiellini e Ronaldo, che hanno una certa età, sono in là avanzati, perché noi diciamolo, dati alla mano, squadra con l'età media più anziana, seppur noi l'abbiamo abbassata sostanzialmente, credo sia la Juventus rispetto all'Inter. La stanchezza, ad ogni modo, non per essere un Sarri, che la va a ricordare, ma il calendario più denso l'abbiamo avuto noi. Mazza quanto parla sto Juventino, basta, toglietegli il Sarri dalla mente. Sì, però interista, ricordati anche che affrontare la Fiorentina senza Milenkovic e Castrovilli non è come affrontare la Roma. Sesto punto, manca Vidal stasera. Un buon per loro, è un buon per loro, perché per il gioco che fanno Vidal è buono solo per gli inserimenti. Ci ha fatto gol contro la Juve, sì, certo, ma lì in quella difesa mancava un po' di attenzione, non c'era un Chiellini, non c'era quell'affiatamento che adesso stiamo trovando in difesa. Quindi non temo tanto gli inserimenti palla al piede, temo l'intensità che ti può dare anche un Gagliardini e una geometria di un Eriksen, che potrebbe sballottarci la testa di qua e di là. Ah, Bentancur, Rabiot titolari, Arthur gastroenterite, porca madò. Sicuramente avrei preferito vedere Vidal contro, assolutamente sì, perché quello che se ti sbaglia la parte ti gioca male e ti poteva buttare un tempo, mentre altri giocatori che per assurdo hanno un nome più inferiore di Vidal, tipo Gagliardini, sono più applicati, calano più nella parte, sono più concentrati e sul pezzo. Non temere mai Gagliardini, non prendere sotto gamba questo giocatore. Ultimo punto, Conte. Su Conte potrei prendermi tutti i vostri dislike, però è un allenatore su cui io posso dedicarci un minutino, un allenatore che io, nonostante tutto quello che ha fatto, la decisione che ha preso, non sono mai riuscito a odiare. Non ci riesco. È andato all'Inter, ma ci mancherebbe altro. Vorrei vedere io che intraprendo un'attività lavorativa e magari una cosa che rinnegavo in passato, dove mi dicevo no, non farò mai questo, poi sono un lavoratore, io non ho vincoli che mi porto dietro nella tomba, io posso fare e scegliere ciò che voglio per il mio lavoro e porterò sempre rispetto perché ha fatto la storia della Juventus, un giocatore che ha fatto top 20 sulle presenze della Juve, so la sua determinazione, so che molti parlano di un campionato dove è non Inter contro Juve, ma è Conte contro Juve, perché Conte non vuole assolutamente far vincere la Juventus, perché Conte dà una carica che io, ragazzi, invidio ancora e ho sempre, sempre, sempre sperato che nonostante questi limiti europei di questo allenatore che tutti risaltano, io l'avrei voluto vedere sempre in panchina. Cioè, io ho un Conte che mi difende in conferenza stampa la Juve, che va in conferenza e sì, è critico, è peperino, però stiamo parlando del calcio. Una persona vuole vedere questo alla lunga. Noi, se va a criticare la società, Conte, a noi non ci viene niente. A noi quello che trasmette il calcio devono essere anche vibrazioni e sensazioni spiccanti, vibranti e calorose. Conte in questo mi conquistò. Temo molto questo allenatore, posso dirlo? Qualcuno c'è come me? Godete questo video, dai, bella. Ci vediamo stasera. Spero di aver raggufato abbastanza.